tutti voglio augurarvi buona festa di ogni santi a tutti e faccio questo video solo perché purtroppo sarebbe difficile chiamarvi singolarmente ognuno di voi. Come avete capito, noi del Partito Meridionalista abbiamo lanciato questa operazione di crowdfunding per salvare quella povera gente di Sicilia. C'è il gatto che vuol venire pure lui a dire qualche cosa. Eccolo qua, questa delinquente. Vai, stai buona. E torniamo seri. Abbiamo lanciato questa operazione di crowdfunding per salvaguardare, per aiutare nel più breve tempo possibile quella gente che ha perso tutto. Nei giornali non vi hanno fatto vedere quella povera gente, quelle aziende agricole che hanno perso tutto. Animali morti annegati, non hanno più un ricovero, quelli che sono rimasti vivi, che vi farò vedere adesso. Come avete potuto vedere, questa è solo una piccola parte. Questi poveri animali non sono sopravvissuti. Altri stanno tentando di sopravvivere con i loro padroni. Purtroppo non hanno più niente da mangiare, perché i campi sono stati distrutti, quindi dobbiamo far fronte nel più brevissimo tempo possibile a mandargli qualcosa da mangiare, almeno per gli animali. Se questa gente perderà la fonte di reddito, perderanno tutto. Al di là del discorso di salvaguardare gli animali in sé, sono comunque una fonte di reddito. Quindi io vi prego tutti quanti, come potete, di darci una mano ad aiutarli. E bisogna fare presto, perché non è una cosa che si può rimandare domani o dopodomani. Quando fate il vostro versamento, per favore comunicate chi siete al nostro, diciamo, amministratore, più che amministratore, il nostro tesoriere, chiedo scusa, Michele Filipponio, di cui vi ha lasciato anche il suo numero di telefono. Perché quando andate a fare il vostro versamento difficilmente comparirà il vostro nome, chi siete e tutto il resto. Quindi per favore comunicate, perché tutti quelli che non vogliono restare anonimi saranno comunque ringraziati. Buona giornata a tutti. Carissimi, buongiorno, ho preferito mandarvi questo video, così mi sembra più vicino alla conversazione, più che lasciarvi un tracciato molto lungo scritto oppure un audio. Così vi voglio dire questo: come avrete potuto constatare, e spero che l'abbiate fatto, è partita l'iniziativa della serie crowdfunding. Non è proprio un crowdfunding, ma comunque è partita nel modo in cui avrete potuto vedere dalla locandina. Io voglio dirvi questo: tutto il resto cortesemente fatelo, e fatelo con una certa immediatezza. Vedete, queste operazioni, questo tipo di discorsi non sono dei discorsi che vanno rinviati nel tempo con tranquillità, calma personale. Non è possibile. La migliore riuscita di questo tipo di intervento, di contributo, è l'immediatezza. L'immediatezza. Possiamo immaginare che uno di noi dovesse aver bisogno di un aiuto. Pensate
che l'aiuto che uno che chiede una persona può aspettare 3, 4, 5 giorni. Se lo si fa nell'immediatezza. Quindi vi prego di concludere. Noi non è che vogliamo sapere le tasche di ognuno di noi o di voi di quale consistenza siano. L'abbiamo fatto in una maniera di contenere la riservatezza, quindi chiunque faccia il versamento è pregato immediatamente di riferirlo al tesoriere Filipponio, in quanto in modo tale che ci si possa regolare, perché i soldi, quando arrivano i soldi sulle carte PostePay e cose simili, non arriva il nome e non si capisce chi l'ha fatto, chi non l'ha fatto. Quindi vi prego di adoperarvi in questo senso. Poi, per quanto riguarda il crowdfunding, ecco, anche qui c'è un impegno immediato e sostanziale. Ho detto alle persone di precisarlo, di comunicarlo, comunicarlo a voi se vi siete interessati direttamente, oppure all'indirizzo di posta elettronica che abbiamo fornito sul manifesto, oppure sul cellulare dello stesso Michele Filipponio, che ha fornito il numero anche del cellulare. Però c'è da impegnarsi a fondo, perché noi ci abbiamo dato 15 giorni, ma dobbiamo cercare di chiudere nell'immediatezza questa cosa. E quindi voglio dire, vi voglio ribadire, che vanno mandati i messaggi su internet, vanno mandati i messaggi su Messenger, vanno mandati i messaggi sui telefonini, vanno contattate le persone, invitati i parenti, le sorelle, i fratelli, gli amici, i conoscenti in genere che hanno stima in ognuno di noi per poterli coinvolgere. Quindi vi prego ragazzi di muovervi secondo le indicazioni che vi ho dato e fatelo presto, fatelo subito, fatelo oggi stesso. Cerchiamo di rinunciare magari a qualche cosa che ci possa distrarre e cerchiamo di impegnarci a fondo in ogni momento della giornata. Arrivederci.